Allora, buonasera, questo è l'evento conclusivo del progetto Intesas, innovazione delle tecnologie di processo per la qualità e sicurezza alimentare della salsiccia sarda, evento finale di un progetto che è durato 30 mesi, ha coinvolto diverse aziende del settore in Sardegna, è finanziato dalla Regione Sardegna e da Sardegna Ricerche. E credo che l'inizio di questa riunione, benvenuti a tutti quanti, l'inizio di questa riunione possa vedere come prima cosa l'intervento proprio di Sardegna Ricerche. La dottoressa Elena Rai interviene in rappresentanza di Sardegna Ricerche. Grazie professore. Buonasera a tutti. Benvenuti a questo evento finale del progetto Intesas. Io porto i saluti di Sardegna Ricerche e volevo spendere 2 minuti per inquadrare l'intervento. Il progetto Intesas fa parte di un programma finanziato da Sardegna Ricerche per il tramite dei fondi della Comunità Europea, che è il programma dei progetti cluster top down. Sardegna Ricerche con questo programma ha inteso favorire la collaborazione tra gli istituti di ricerca del territorio regionale e le imprese del territorio. Favorire la collaborazione si intende favorire il trasferimento tecnologico, ma anche la costruzione di reti e di rapporti. E di rapporti che durino anche nel tempo, anche al di là di questi progetti. Io ringrazio in particolare il responsabile scientifico, tutti i ricercatori, e lo dico in ogni evento finale a cui sto partecipando, perché non è stato un anno semplice, ci saremmo aspettati anche una diversa conclusione dei progetti. Questo incontro sarebbe stato un incontro in presenza, dove sicuramente ci sarebbe stata la possibilità di uno scambio, non dico migliore, ma sicuramente più facile. Invece, in quest'ultimo anno, i ricercatori, soprattutto, si sono, secondo me, adoperati per trovare delle modalità, delle alternative alle attività, che si sarebbero naturalmente dovute svolgere. Quindi lascio subito la parola ai ricercatori per la presentazione al professor De Santis per la presentazione dei risultati del progetto. D'accordo, grazie. A questo punto possiamo avviare, diciamo, la presentazione di quelle che sono le attività del progetto. Il progetto Intesas è un progetto che ha coinvolto fondamentalmente 8 aziende del settore che sono qua elencate: il Salumificio Bardana, il Salumificio Tirese, Sursirboni. Poi il salumificio su Sartizio, Rovaio, Mauritania, Sabaronia e Special Carni. Gli enti di ricerca che hanno cooperato per lo svolgimento del progetto è l'Università degli Studi di Sassari, dove abbiamo avuto un gruppo di ricerca con ricercatori del settore di ispezione degli alimenti e poi abbiamo una componente di scienze merceologiche del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali con la professoressa Gavina Manca. AgriSardegna è il partner che insieme all'Università degli Studi di Sassari ha condotto le attività del progetto. È un progetto della durata prevista di 30 mesi, poi abbiamo avuto appunto alcuni problemi legati al Covid, parecchie difficoltà al riguardo, però credo che abbiamo brillantemente superato con un po' di sforzi da parte di tutti e da parte delle aziende, da parte degli enti di ricerca queste difficoltà. Io richiamo brevemente quelli che erano i 3 work packages che caratterizzavano le attività del progetto. Un progetto che si rivolge quindi a un settore che conosciamo bene. Ha molte difficoltà, incontra molte difficoltà, ancora fa fatica a trovare un mercato aperto per i propri prodotti. Ovviamente la peste suina africana è in via di risoluzione, ma ancora le difficoltà commerciali ci sono. Tuttavia è particolarmente meritoria l'adesione di queste aziende perché ci siamo trovati ad affrontare un
intervento di innovazione delle tecnologie di processo e della qualità finalizzate a un ambito poi tra l'altro molto particolare come quello della sicurezza alimentare, che testimonia una grande sensibilità delle aziende in un momento non semplice. Il primo contenitore riguardava l'ottimizzazione del processo, e questo era un intervento soprattutto legato alla verifica delle condizioni igieniche, delle condizioni tecnologiche nelle aziende, quindi sul campo, e coinvolgeva tutte le aziende. Un secondo contenitore è di interventi, in questo caso di innovazione del processo, prevede invece il test di colture protettive. Colture protettive che tendono a ridurre rischi che possono essere legati alle contaminazioni di uno dei patogeni più temuti nel settore degli alimenti, Listeria monocytogenes, molto diciamo attenzionato per le sue caratteristiche di determinare un'elevata mortalità nei soggetti colpiti, ha alcuni elementi come dire di rischio legati alle condizioni in cui vengono attuati i processi, per cui l'uso di colture protettive tendeva fondamentalmente a ridurre questi rischi. Poi un terzo contenitore, il World Package 3, prevede interventi con tecnologie ormai abbastanza diffuse in alcuni ambiti, ma industrialmente ancora tarda a trovare un'affermazione per costi e per difficoltà nella, fondamentalmente legati agli impianti. Le alte pressioni tuttavia sono una tecnologia promettente, e sperando di trovare aperte poi le vie della commercializzazione dei nostri prodotti sempre di più, almeno con le nostre carni, visto che per le altre possiamo ancora trovare delle strade aperte, ma alla ricerca di mercati più ampi, le alte pressioni ci possono dare una garanzia maggiore per prevenire non solo in questo caso le contaminazioni a Listeria monocytogenes e controllare il suo sviluppo nei prodotti, ma anche rispetto ad altri patogeni che possono essere presenti nella salsiccia sarda, come la salmonella. Questi sono i tre contenitori, e in questa occasione riferiamo i risultati soprattutto di questa terza attività. Poi al termine di questo pomeriggio una sintesi dei risultati ottenuti nel progetto e poi l'intervento delle aziende. A questo punto io avrei terminato la parte introduttiva e conseguentemente a questo punto cedo la parola per il primo intervento. In questo caso il primo intervento è relativo all'impatto sull'utilizzo delle colture protettive delle alte pressioni idrostatiche sulla microflora della salsiccia sarda, e in questo caso Cristian Scarano presenta i risultati. Grazie, scusate per i disguidi tecnici. Allora, vabbè, innanzitutto ho voluto fare un riepilogo per chi non avesse visto i risultati precedenti, andrò molto veloce. Il professor De Santis ha già presentato i tre work package. Vediamo avanti. Questo era il primo, è stata una parte in cui abbiamo cercato di definire, per quello che si può, per un prodotto così vario per la sua tecnologia all'interno del territorio, abbiamo cercato di definire un processo produttivo avanti. Andando ad effettuare delle visite presso le diverse aziende che ci hanno accompagnato in questo progetto, e qui abbiamo fatto un audit tecnologico e la valutazione della gestione igienica del processo. Avanti. Abbiamo poi successivamente valutato quella che era il pH di tutti i prodotti di tutte le aziende che hanno partecipato. Quelle che vedete sono delle medie, risultati che abbiamo già presentato. Avanti. Successivamente abbiamo lavorato anche per definire quello che era un valore medio dell'attività dell'acqua. Avanti.
Sempre su tutte le aziende ci siamo concentrati anche sulla valutazione della composizione, analizzando le percentuali di grasso, proteine e contenuto in cloruro di sodio. Avanti. L'ultima parte del primo work package era quella di valutare e individuare eventuali misure correttive nel caso in cui fosse stato superato da parte di qualche azienda il valore soglia, che è quello indicato dal regolamento europeo 2073, che era di 920 per quanto riguarda l'attività dell'acqua. Solo in un caso abbiamo avuto valore più alto, lì abbiamo lavorato insieme all'azienda e siamo rientrati per quanto riguarda questo parametro, scendendo sotto il valore di 920. Il secondo work package invece prevedeva, avanti, la scelta di colture protettive da poter utilizzare nel controllo di Listeria monocytogenes. Ne abbiamo testato in vitro 4, avanti, e una volta scelte le due più funzionali, le abbiamo testate all'interno del nostro salumificio pilota. Qui abbiamo prodotto diversi lotti di produzione con tipologie di campione controllo, controllo inoculato, campione inoculato con la coltura 1 e con la coltura A e campione inoculato con la coltura B. Questa azione, avanti, è stata svolta nel nostro salumificio proprio per evitare di portare il microorganismo all'interno dei salumifici. Abbiamo fatto le analisi al momento dell'insacco, dopo 24 ore, dopo 6 giorni, quindi a fine asciugatura e a fine stagionatura. Avanti. E a questo punto abbiamo visto che la coltura che contrastava meglio la crescita dell'Listeria monocytogenes era quella indicata con la lettera A. Avanti. A questo punto abbiamo trasferito la tecnologia, l'innovazione tecnologica nei salumifici, quindi abbiamo indicato loro qual era la coltura che dovevano utilizzare, avanti, e loro hanno prodotto 3 lotti e per ciascun lotto metà dei prodotti, dei campioni, veniva addizionato con la coltura e metà senza. Avanti. I risultati ottenuti mostrano che nessun campione positivo per Listeria monocytogenes è stato determinato sia nei campioni con la coltura che quelli senza. Per quanto riguarda Listeria specie, invece, in 2 salumifici per 3 lotti di produzione è stata rilevata la positività. L'enterobatteriace nei campioni con la coltura erano sempre negative, nei campioni senza coltura abbiamo avuto delle prevalenze ma molto basse. Avanti. Per quanto riguarda il pH, non c'è stato, vedete qui, il confronto tra addizionato e non addizionato con la coltura. Diciamo che i dati sono abbastanza sovrapponibili, non ci sono grosse differenze di pH. Avanti. Stesso discorso è per l'attività dell'acqua, avanti. Per i dati di composizione, quindi grasso, sale, proteine e umidità per il salumificio A, avanti. Per il salumificio G e per il salumificio H, avanti. A questo punto parliamo della terza parte progettuale, che era quella di valutare appunto le alte pressioni idrostatiche sul prodotto. Sono stati prodotti 3 lotti e qui abbiamo chiesto la collaborazione dell'IRTA della Catalogna con la dottoressa Anna Joffrè, che ci ha aiutato nel trattamento di questi campioni. Avanti. Chiaramente i salumifici scelti tra quelli che partecipavano al cluster sono stati scelti in base al fatto che, come diceva il professor De Santis, visto che abbiamo la peste suina africana,
era necessario avere dei prodotti che avessero il bollo ovale, quindi potessero essere esportati verso la Spagna. E i lotti erano divisi in campioni, appunto, come vi ho detto, da trattare e controllo, che sono stati tenuti all'interno delle celle, delle nostre celle, a temperatura controllata. Avanti. Le alte pressioni, per chi non le conoscesse, sono un trattamento che prevede confezionamento dei prodotti in sottovuoto, che vengono inserite all'interno delle slitte che una volta entrate all'interno del macchinario vengono allagate con acqua in questo caso. A questo punto si aumenta la pressione, nel nostro caso fino a 6000 bar per 5 minuti, con una temperatura di ingresso di 13 gradi e una temperatura di uscita di circa 8 gradi, quindi senza aumenti termici. Dopo, adesso ecco appunto, le slitte escono dopo il trattamento. In questo schema vedete come la slitta entra, viene allagata con l'acqua, aumenta la pressione, quindi si usa il fluido per aumentare la pressione, dopodiché si scarica l'acqua e il prodotto fuoriesce, la slitta fuoriesce con i prodotti avanti. Questi sono i campioni che sono stati spediti, si notano i certificati perché chiaramente per le restrizioni legate alla peste suina africana i campioni viaggiavano con la certificazione di accompagnamento del Servizio Sanitario Nazionale. Avanti. Qui sono i campioni dei tre salumifici che hanno prestato i loro prodotti a questa fase sperimentale. Avanti. Qui vengono inseriti all'interno delle slitte, avanti. Qui sono dentro le slitte, pronti ad entrare all'interno del macchinario per il trattamento con l'alta pressione, avanti. Avanti ancora. Ok. Chiaramente tutti i lotti sono stati stoccati a temperatura controllata, quelli controllo e quelli che viaggiavano avevano un registratore di temperatura per monitorare la temperatura durante il viaggio e anche sia all'andata che al rientro. Le analisi, come avete visto nella presentazione precedente, sono state svolte al rientro, quindi circa 72 ore dopo il trattamento e dopo 60 giorni avanti. Che cosa abbiamo notato? Innanzitutto una cosa positiva, nessun campione sia tra i trattati che tra quelli in controllo ha presentato una positività per Listeria monocytogenes. Un solo lotto dei campioni controllo di un salumificio aveva Listeria specie, metodica qualitativa, quindi soltanto la presenza. E per quanto riguarda i dati in generale, come avete visto già dalla presentazione della collega, non ci sono state modificazioni sostanziali delle caratteristiche chimico-fisiche tra i campioni trattati e i campioni controllo avanti. Io ringrazio tutti quanti, innanzitutto voi per l'attenzione, ma soprattutto tutto il gruppo di ricerca del professor De Santis che ha collaborato a questa attività appunto lunga quasi 30 mesi. Grazie. L'intervento di Margheritardis su caratteristiche chimiche, protolisi, lipolisi e stato di ossidazione della salsiccia sarda dopo trattamento con le alte pressioni. Prego Margheritas, puoi prendere la parola. Grazie Enrico. Allora, quindi riassumo brevemente in pratica il protocollo sperimentale che speravo presentasse Christian, ma in questo caso allora vi riassumo che cosa è stato fatto. Quindi, innanzitutto abbiamo monitorato, diciamo, l'impatto appunto delle alte pressioni sul prodotto di tre aziende che vengono denominate come DFG. Presso ciascuna azienda sono stati prodotti tre lotti di salsicce, con una distanza di circa 20-30 giorni tra un lotto e l'altro. Quindi ciascun lotto, dopo 20 giorni di stagionatura, dunque le salsicce, diciamo, di ciascun lotto sono state appunto messe sotto vuoto. Allora, è suddivisa in questo modo. Allora, innanzitutto ogni lotto era costituito da 12 salsicce, quindi 6 salsicce rappresentavano il controllo,
quindi non trattato, e se salsicce invece è sottoposto al trattamento delle alte pressioni idrostatiche. Allora, il controllo quindi indicato con C, allora veniva analizzato al tempo zero, quindi subito dopo praticamente l'applicazione del sottovuoto, è analizzato in tre repliche, tre ripetizioni, altrettanto il trattato. Successivamente sia controllo che trattato sono stati rianalizzati dopo 60 giorni, quindi a fine di una shelf life, una vita di scaffali di 60 giorni, sempre in triplicato, per un totale, diciamo, tra le tre aziende e i tre lotti di produzione di 108 campioni. Allora, noi dal punto di vista chimico siamo andati a monitorare il pH, l'attività dell'acqua, la composizione, diciamo, percentuale in umidità, grasso, proteine e sale, e poi quello che è l'evoluzione della stagionatura del prodotto della salsiccia riguardo sia alle proteine, quindi fondamentalmente alla proteolisi, e sia alla materia grassa, quindi la lipolisi, diciamo, l'acidità della materia grassa e lo stato di ossidazione della materia grassa. Vediamo ora i risultati. Allora, in generale anticipo che su tutti i parametri monitorati è stato evidenziato un effetto, un fortissimo effetto azienda e un forte effetto del lotto di produzione, ma questo è dovuto all'artigianalità chiaramente del prodotto, quindi una variabilità molto, molto elevata sia tra le aziende che intra azienda. Per questo motivo, proprio per poter valutare poi effettivamente l'effetto del fattore che a noi interessava, cioè quello del trattamento delle altre pressioni e della shelf life, della vita di scaffale, senza che venisse mascherato dalla variabilità aziendale del lotto, i tre lotti li ho analizzati separatamente dal punto di vista statistico. Allora, quindi andiamo a vedere il risultato relativo all'attività dell'acqua, che sarebbe praticamente una misura dell'acqua libera presente nel prodotto. Perché è importante? Perché praticamente secondo il regolamento 2073 del 2005, allora avere in un prodotto alimentare un'attività dell'acqua libera inferiore a 0,92, allora significa mettersi nelle condizioni di protezione, allora, della sopravvivenza, diciamo, e persistenza della listeria monocytogenes. Quindi è molto importante monitorare questo parametro. Allora, come potete vedere in questi grafici, abbiamo praticamente i risultati dell'azienda D, della prima azienda, e i tre lotti di produzione. Come leggiamo il grafico? Allora, quindi abbiamo praticamente la situazione al tempo zero, quindi praticamente all'inizio monitoraggio, per il controllo e per il trattato, e poi dopo i 60 giorni di shelf life sempre per il controllo e per il trattato. Allora, come potete vedere, variabilità aziendale, variabilità in pratica all'interno delle stesse repliche, che possiamo notare da queste barrette qua, che praticamente individuano, allora, sulla media, diciamo, del dato, la variabilità della deviazione standard, quindi delle misure in pratica ottenute. Più è grande la barretta, più è variabile appunto il dato. Comunque, tutti i lotti, nel caso dell'azienda D, avevano il prodotto al di sotto, con un'attività di acqua libera al di sotto dello 0,92. Per quanto riguarda l'azienda A, tra l'altro non è stato praticamente evidenziato nessun effetto né del trattamento con le pressioni idrostatiche e né della shelf life, cioè mediamente, diciamo, non abbiamo osservato differenze relativamente a questi due fattori, differenze significativamente, diciamo, statisticamente significative. Per quanto riguarda l'azienda F, allora notiamo innanzitutto un'attività dell'acqua nel prodotto superiore rispetto al prodotto dell'azienda D. Allora, è in 4 casi, diciamo, sui 36 campioni analizzati dei tre lotti, si supera l'attività dell'acqua di 0,92. Allora, anche in questo caso non abbiamo appunto un effetto dovuto al trattamento, sono, diciamo, mediamente simili, confrontabili il prodotto trattato con il prodotto controllo, sia al tempo zero che dopo 60 giorni.
Abbiamo un effetto invece rimarcato qua significativo. Allora, tra il controllo a 0 giorni e il controllo a 60 giorni, cioè nell'8.2 praticamente l'attività dell'acqua allora diminuisce, quindi passa praticamente dall'aver superato il limite invece a rientrare al di sotto del limite di 0,92. Ok, ricordo praticamente che quando noterete nei grafici letterine diverse, significa che quei valori sono statisticamente significativamente diversi. Nell'8.3 praticamente l'attività dell'acqua, scusate, non nell'8.3, nel prodotto dell'azienda G, allora in 7 casi su 36 supera il valore di 0,92, soprattutto nell'8.2 e nell'8.3. E comunque anche qua non abbiamo un effetto dovuto al trattamento, ma abbiamo un effetto soltanto rilevato nell'8.2 dovuto in pratica nel controllo dovuto alla shelf life, cioè nel passaggio dal controllo al tempo zero al controllo a 60 giorni, attività dell'acqua che diminuisce. Passiamo adesso al pH, che è una misura appunto dell'acidità, diciamo, in generale del prodotto. Allora, in questo caso praticamente abbiamo l'azienda D. Allora, possiamo notare subito allora, un effetto sia nell'8.1 che nell'8.2, un effetto del trattamento con le altre pressioni. Infatti, il controllo e il trattato al tempo zero sono significativamente diversi con un controllo con un pH inferiore rispetto al trattato. E questo succede diciamo, nel prodotto a fine shelf life anche dell'8.2. E diciamo che c'è una tendenza anche nell'8.3. Questo praticamente lo ritroviamo anche nel pH diciamo del prodotto dell'azienda F, significativo sia nell'8.1 che nell'8.2, diciamo a fine shelf life, quindi un controllo diciamo, con un pH significativamente inferiore rispetto al trattato. Lo ritroviamo ancora nell'azienda G, in particolare significativo appunto diciamo al tempo zero nel lotto 1. Probabilmente come ce lo siamo spiegati? Sicuramente allora è dovuto al fatto, e lo vedrete poi in seguito quando verranno presentati i risultati dell'attività, diciamo della microbiologia, della parte microbiologica. Allora, perché praticamente il trattato. Vi anticipo già, allora abbatte quella che è la carica di lieviti, muffe, stafilococchi e in minima parte anche la carica dei batteri lattici. Allora, per cui è molto probabile che appunto si abbia un'acidificazione inferiore rispetto al controllo dovuto proprio alla minore presenza di carica microbica di lieviti e di muffe. Allora, andiamo avanti sui risultati della composizione centesimale, quindi sulla situazione. Vedete, io purtroppo penso che siano molto piccoli i numeri perché non riesco a. Qualcuno mi può dare riscontro sul fatto se si leggono oppure no? Sì, Marghe, si leggono. Sì. Grazie. Allora, quindi diciamo questa appunto è la situazione della composizione centesimale nei tre lotti dell'azienda D, quindi umidità, grasso, proteine e sale presente nelle salsicce. Allora, da notare subito nei tre lotti un'elevata variabilità, tant'è vero che partiamo da un lotto 1 che ha un grasso intorno al 20%, aumenta nell'8.2 fino al 31% addirittura nel trattato a 60 giorni e aumenta ancora di più nell'8.3 in pratica 34% nel controllo diciamo, al tempo zero. Oltre a questa variabilità posso comunque dire che non abbiamo individuato nell'azienda D nessun effetto relativo né al trattamento, quindi con le alte pressioni, né alla shelf life, cioè diciamo che la composizione centesimale rimane pressoché invariata. Ok, passiamo all'azienda F. Allora, quindi anche in questo caso da rimarcare elevata variabilità del lotto, tant'è vero che partiamo appunto da per esempio un grasso al 20% aumenta nel secondo lotto, nel terzo lotto rimane più o meno uguale al secondo.
da evidenziare nel prodotto dell'azienda F un'umidità più elevata rispetto al prodotto dell'azienda D e conseguentemente con essendo maggiore l'umidità, un grasso e un contenuto di proteine inferiore percentualmente. Ecco, una cosa che volevo farvi notare è che in generale sì è vero, neanche nel prodotto dell'azienda F si ha un effetto del trattamento con le pressioni idrostatiche sulla composizione centesimale. Allora, però una cosa che abbiamo visto appunto è invece l'aumento della percentuale di cloruro di sodio nel prodotto trattato nel controllo a 60 giorni. Questa è la composizione centesimale in pratica del prodotto. Scusate, non ho cambiato niente. Ecco qua. Questa è la composizione centesimale del prodotto nell'azienda G. Anche in questo caso, variabilità tra i lotti di composizione in percentuale di grasso e proteine. Nessuna invece effetto dovuto al trattamento con le alte pressioni, né al tempo zero né al tempo, diciamo, di fine vita di scaffale, quindi di shelf life. Allora andiamo avanti, vediamo adesso invece la situazione relativa alla, diciamo, evoluzione quindi di queste salsicce, quindi della parte proteica e della parte grassa. Allora, riguardo alla parte proteica, allora, che cosa succede? Succede che appunto durante la stagionatura, allora, le proteine subiscono una degradazione da parte enzimatica, da parte degli enzimi, sia endogeni, diciamo, presenti, portati dentro con la carne, ma soprattutto dagli enzimi prodotti dalla microflora che caratterizza appunto il prodotto. Quindi sia batteri, sia lieviti che muffe. Questi enzimi, immaginiamoci come appunto delle forbici che tagliano praticamente la catena proteica, riducendola in peptidi, diciamo sempre più piccoli, fino addirittura ad arrivare ad aminoacidi. Ecco, per valutare la proteolisi, noi siamo andati a determinare il contenuto, allora, degli enzimi, cioè scusate, dei peptidi appunto solubili. Quindi derivanti proprio dal taglio, diciamo, dalla degradazione, dall'idrolisi delle proteine. E questi peptidi, questo, diciamo, contenuto viene indicato come azoto solubile ed è riportato rispetto all'azoto totale, quindi in percentuale rispetto all'azoto totale. Allora, abbiamo i risultati soltanto di due lotti, perché il terzo lotto, diciamo, stiamo ultimando le analisi. Allora, comunque i due lotti sono rappresentativi, insomma, di quello che è successo. Allora, cosa possiamo vedere innanzitutto riguardo alla proteolisi? Alla proteolisi possiamo notare subito, allora, che c'è una tendenza. Allora, nel controllo, come potete vedere, sia al tempo zero che diciamo, a fine shelf life, e che diventa significativa nel lotto 1 dell'azienda F e dell'azienda G, praticamente diciamo nel controllo si ha una maggiore proteolisi rispetto al trattato. Allora, questo perché? Perché, come dicevamo prima, il controllo praticamente quindi quello praticamente le salsicce che non hanno, son, son, non sono, son, non sono state sottoposte al trattamento con le alte pressioni. Allora, hanno una maggiore presenza e persistenza di muffe e di lieviti, come potrete vedere. Allora, per cui una maggiore presenza di enzimi che potrebbero e che hanno portato avanti, diciamo, la proteolisi appunto delle proteine, determinando quindi una maggiore, diciamo, presenza di azoto solubile. In entrambe queste le aziende, ma soprattutto significativa appunto nell'azienda G e nell'azienda F nel lotto 1, diciamo in questo caso appunto a fine shelf life. Ok, allora andiamo avanti. Ok, vediamo invece adesso che cosa è successo alla parte grassa appunto di queste salsicce. Allora, i grassi, soprattutto i trigliceridi, allora, vengono degradati anche loro in questo caso dagli enzimi, appunto prodotti dalla microflora e endogeni, quindi per produrre glicerolo ed acidi grassi. Allora, questi acidi grassi praticamente sono quelli che determinano il cosiddetto inacidimento del prodotto quando appunto vengono liberati.
E poi successivamente, allora, sono il punto di partenza per l'irrancidimento, perché in determinate condizioni di temperatura, di umidità, di pH, di attività dell'acqua e di luce soprattutto, quindi di conservazione del prodotto, possono subire reazioni di ossidazione. Soprattutto gli acidi grassi insaturi sono suscettibili di ossidazione. I prodotti di ossidazione che vengono formati sono soprattutto, che si formano, sono soprattutto perossidi, i prodotti primari dell'ossidazione, però man mano che si va avanti, che l'ossidazione va avanti, si producono anche altri composti cosiddetti secondari dell'ossidazione secondaria, alcoli, aldeidi e chetoni, che in qualche modo possono alterare l'aroma, il gusto e il sapore del prodotto. Allora, noi siamo andati a monitorare l'inacidimento, quindi valutando l'acidità in pratica del prodotto, sia per titolazione che per determinazione proprio quantitativa e identificazione degli acidi grassi liberati, e poi abbiamo determinato anche l'irrancidimento andando a determinare diciamo, il numero di perossidi e comunque anche il numero, diciamo, di acidi grassi. Per cioè cosiddetti insaturi non ossidati, indicato come numero di iodio. Comunque andiamo avanti, lo vediamo dopo, successivamente. Allora, quindi in questa prima slide vediamo appunto l'inacidimento, quindi determinato come numero di acidità per titolazione, diciamo, dell'acidità del grasso. Allora, in questo caso cosa possiamo vedere? Che innanzitutto alta sempre variabilità tra le aziende. E anche in pratica tra i lotti e tra le repliche, come potete vedere appunto dalle deviazioni standard in alcuni casi. Allora, non si nota un effetto significativo del trattamento con le alte pressioni, cioè il controllo e il trattato viaggiano, diciamo, di pari passo. Possiamo invece notare esclusivamente in questi due casi, allora, un effetto che però diciamo non è concorde, non va sempre di pari passo, nel senso che in questo caso abbiamo appunto un controllo che ha un'acidità superiore al trattato a fine shelf life, mentre in questo caso abbiamo un controllo che ha un'acidità inferiore rispetto al trattato ad inizio shelf life. Quindi non possiamo, diciamo, tirare fuori una regola generale per quanto riguarda appunto l'acidità. Acidità poi che è stata valutata anche andando a determinare, appunto, come vi dicevo prima, proprio gascromatograficamente gli acidi grassi liberi che danno luogo a questo aumento di acidità. In questo grafico abbiamo rappresentato la somma degli acidi grassi liberi, quindi i totali, gli acidi grassi liberi totali per millimoli su chilogrammo di salsiccia. Più o meno, diciamo, ricalca l'andamento dei grafici che vi ho fatto vedere prima, cioè non c'è un effetto sullo sviluppo di acidi grassi liberi dovuto appunto al trattamento, quindi dovuto alle alte pressioni. Più che altro invece c'è un effetto dovuto appunto alla shelf life, nel senso che praticamente a shelf life, diciamo, finita, il contenuto di acidi grassi liberi e quindi di acidità del grasso è sempre superiore rispetto al tempo zero. Quindi si ha un'evoluzione, diciamo, di questa idrolisi del grasso durante la shelf life che però va di pari passo parallelamente sia nel controllo che nel trattato, sono confrontabili. Allora, cosa succede adesso a questi acidi grassi? Allora, andiamo a vedere innanzitutto com'era la composizione, qual era la composizione, quindi sul totale percentualmente. Allora, gli acidi grassi insaturi che io qua ho indicato con UFA, allora, praticamente superano invece gli acidi grassi saturi, cioè in media gli acidi grassi saturi nel prodotto delle tre aziende è intorno al 75%, la parte satura invece è intorno al 28%. Stiamo parlando di acidi grassi liberi, non stiamo parlando di acidi grassi totali, sui liberi. Fondamentalmente, cioè vengono le lipasi, liberano di più gli acidi grassi insaturi. Questo appunto per la loro specificità, diciamo, di azione di idrolisi sui trigliceridi. Allora, poi
Poiché liberano appunto acidi grassi insaturi, molti acidi grassi insaturi, diciamo che il prodotto è suscettibile di ossidazione, perché sono proprio gli acidi grassi insaturi che reagiscono all'ossigeno e quindi alla luce in determinate condizioni di temperatura ossidandosi. Quindi cosa abbiamo? Siamo andati a vedere. Siamo andati a vedere in pratica qual era diciamo così, allora, l'indice di insaturazione della materia grassa nelle salsicce prodotte, cioè se questi acidi grassi insaturi fondamentalmente più o meno durante la shelf life e al trattamento hanno resistito appunto e non sono stati in qualche modo attaccati dall'ossigeno. Allora, diciamo che i valori ottenuti appunto viene chiamato questa misura di indice di iodio. Allora, sono buoni, quindi sono elevati, quindi più è elevato il valore, maggiore l'insaturazione del grasso, quindi minore l'ossidazione subita. Allora, in media diciamo che siamo intorno a valori superiori al 65%, come potete vedere appunto dai grafici, tranne in questo caso. Allora, è però confrontabili con quello che è il numero di iodio medio di uno strutto di maiale, per esempio, che è molto suscettibile appunto all'ossidazione e che varia tra il 45 e il 70. Come potete vedere, inoltre, non si ha nessun effetto del trattamento, diciamo delle alte pressioni, e non varia neanche durante la shelf life. Quindi diciamo che il prodotto dal punto di vista ossidativo si mantiene bene, confermato anche dalla determinazione del numero di perossidi, cioè proprio del numero di perossidi che effettivamente si sono formati. Allora è basso, come potete vedere, e tra l'altro non c'è appunto un effetto dovuto né al trattamento né all'evolvere diciamo della shelf life in generale. Dicevo basso perché praticamente qua per confronto ho messo il valore che viene accettato su un olio extravergine di oliva, appunto per poter individuare quell'olio extravergine come esente da perossidi, cioè si accettano fino a 20 milliequivalenti di ossigeno per chilogrammo di olio e noi in media nella salsiccia appunto ne abbiamo tra i 2 e i 5, diciamo, non in media, come intervallo di milliequivalenti per chilogrammo di salsiccia. Quindi, concludendo, allora possiamo dire che abbiamo riscontrato un'elevata variabilità di composizione, questo lo avete visto tra le aziende e tra i lotti. Per quanto riguarda l'attività dell'acqua, non si osserva un effetto del trattamento con le altre pressioni e non varia in generale con la shelf life. Per quanto riguarda il pH, in tutte le aziende, ma solo in alcuni lotti delle aziende, il pH del controllo, delle salsicce controllo, è risultato inferiore al pH delle salsicce trattate con le alte pressioni. Sulla composizione centesimale, invece, in genere non sono state osservate modificazioni né a causa del trattamento con le altre pressioni né durante la ditta di scaffale. Per quanto riguarda la proteolisi, il trattamento con le alte pressioni ha indotto un abbattimento di muffe e lieviti che ha rallentato la proteolisi appunto nel trattato rispetto al controllo. E in alcuni casi comunque è stata osservata un'evoluzione della proteolisi durante la shelf life, che però va parallelamente sia nel trattato che nel controllo, anche se comunque molto più spinta appunto, come abbiamo detto, nel controllo. Riguardo invece alla lipolisi in generale non si osserva un effetto delle alte pressioni sull'evoluzione della lipolisi, si osserva invece un'evoluzione durante la shelf life, parallela sia nel controllo che nel trattato. Per l'ossidazione in generale non si osserva un effetto del trattamento con le alte pressioni sullo stato appunto di ossidazione che non evolve in maniera significativa durante la shelf life. Quindi in generale da un punto di vista chimico il trattamento con le alte pressioni non ha modificato le caratteristiche del prodotto rispetto al controllo non trattato, se non appunto per l'inibizione della proteolisi e l'aumento del pH che abbiamo monitorato appunto in alcune situazioni. Io vi ringrazio per l'attenzione e insomma, ringrazio anche tutti voi e anche i miei collaboratori che hanno partecipato a portare avanti questo lavoro. Grazie.
Quindi l'impatto delle colture, delle alte pressioni sulla salsiccia sarda. Mi ricollego ai dati precedenti, quindi abbiamo nel work package numero 2 l'utilizzo della coltura protettiva per controllare la persistenza di Listeria monocytogenes in tre salumifici con le analisi svolte a 30 giorni di stagionatura. E nel work package numero 3 invece l'impatto delle alte pressioni sulla microflora vitale della salsiccia sarda con la valutazione della shelf life a 30 e 60 giorni di stagionatura. Infatti, in maniera diversa dalla presentazione precedente, qui andiamo a valutare l'effetto di questi trattamenti sulla microflora utile della salsiccia sarda, quindi dove è stata valutata la concentrazione dei batteri lattici, quindi utili per iniziare la fermentazione, quindi abbassando il pH, svolgono una funzione molto importante nello sviluppo dell'aroma, della texture, del colore, favoriscono anche la coagulazione delle proteine del muscolo, quindi contribuendo alla fermezza, alla coesività del prodotto. Inoltre è stata valutata anche la concentrazione degli stafilococchi coagulasi negativi che contribuiscono allo sviluppo sensoriale del prodotto attraverso la produzione di esteri con l'attività proteolitica, aldeidi, chetoni, alcol invece con quella lipolitica. Inoltre anche una valutazione è stata fatta sulla concentrazione di lieviti e muffe che ugualmente sono coinvolte nel processo di maturazione della salsiccia. Con i lieviti che vanno a aumentare il pH producendo ammoniaca, qui infatti poi ci ricolleghiamo anche alla presentazione precedente sugli effetti sulla valutazione e la misurazione del pH, evitano e prevengono anche il cancellamento del prodotto. I funghi ugualmente sono importanti per l'aroma, quindi attività proteolitica di degradazione. Riducono anche la degradazione degli aminoacidi, riducono anche la tensione di ossigeno sulla superficie e lo proteggono anche dalla luce. Andiamo immediatamente a vedere i dati del VPD relativo alla VP2, quindi nei tre salumifici coinvolti, salumificio A, H e G. Notiamo che non ci sono differenze significative tra il controllo e il trattato per quanto riguarda la concentrazione di LAB, quindi di batteri lattici, di lieviti, di stafilococchi coagulasi negativi e di muffe. La concentrazione di lieviti. Chiedo scusa Luigi, probabilmente c'è un problema con il microfono, si sente molto disturbato e con il volume che non è costante. Scusa, Emma, prova. Ora non ti si sente? Mi sentite? Sì? Ok, allora continuo così. Se va bene, Perfetto, continui così. grazie. Quindi dicevo, c'è sempre una riduzione dei lieviti nel prodotto trattato con la coltura protettiva rispetto a quello controllo. Le muffe hanno una concentrazione sempre molto bassa, sono state trovate in maniera un po' sporadica, mentre non ci sono grosse variazioni nella concentrazione di batteri lattici e di lieviti. Mentre nel work package numero 3, quindi riguardante la valutazione delle alte pressioni sulla microflora della salsiccia sarda, valutato con una shelf life di 30 giorni, 60 giorni, notiamo subito che ci sono delle differenze significative, soprattutto nella concentrazione dei lieviti, che viene abbattuta sia a 30 che a 60 giorni, cioè c'è sempre una scostanza fra la concentrazione di lieviti nel prodotto controllo e nel prodotto trattato con altre pressioni. Entrambe le shelf life di 30 e 60 giorni. Inoltre si verifica anche una riduzione significativa degli stafilococchi coagulasi negativi. È stata inoltre fatta una valutazione anche sull'effetto del prolungamento della shelf life sui prodotti controllo o dei prodotti trattati con alte pressioni. Notiamo che
Estendendo la shelf life fino a 60 giorni non ci sono differenze fra il controllo a 30 giorni e il controllo a 60 giorni, così come nel trattato a 60 giorni e il trattato con altre pressioni a 60 giorni. Stessa cosa avviene per quanto riguarda i lieviti. Mentre per gli stafilococchi coagulasi negativi abbiamo una riduzione di questi nel prodotto controllo a 60 giorni, mentre poi invece non c'è una differenza significativa per quanto riguarda le muffe. Nel salumificio F, ugualmente, così come nel precedente, abbiamo una riduzione significativa della concentrazione di lieviti. In realtà abbiamo un abbattimento della concentrazione di lieviti nel prodotto trattato con le alte pressioni rispetto a quello controllo, sia a 30 che a 60 giorni, e un abbattimento anche delle muffe. Inoltre vediamo anche un effetto significativo delle alte pressioni a 60 giorni per quanto riguarda la concentrazione dei batteri lattici. Tuttavia, però, non c'è differenza poi fra il prodotto controllo a 30 giorni e il prodotto controllo a 60 giorni, così come nel trattato. C'è invece una riduzione significativa della concentrazione di lieviti a 60 giorni nel controllo rispetto a quello a 30 giorni, mentre poi, scusate, non ci sono differenze per quanto riguarda gli stafilococchi coagulasi negativi e nemmeno per le muffe. Passiamo ora all'ultimo salumificio, che è il salumificio G, dove qui notiamo delle differenze significative esclusivamente per quanto riguarda la concentrazione dei batteri lattici fra controllo e trattato, sia a 30 che a 60 giorni. La concentrazione dei lieviti e muffe, così come nei casi precedenti, nei salumifici precedenti, è sempre stata abbattuta dal trattamento con alte pressioni, mentre non si registrano variazioni significative per quanto riguarda gli stafilococchi coagulasi negativi. Inoltre, l'estensione della shelf life, quindi da 30 a 60 giorni, non modifica la concentrazione di batteri lattici né nel controllo e nemmeno nel trattato. Stessa cosa per quanto riguarda i lieviti, gli stafilococchi coagulasi negativi e le muffe. Quindi questi dati sono comunque in accordo con quelli presentati precedentemente riguardanti la variazione del pH che era maggiore nei prodotti trattati con alte pressioni, scusate, nei prodotti controllo. E anche per quanto riguarda invece la maggiore attività proteolitica presente nel controllo. Infatti, lieviti e muffe sono, soprattutto i lieviti, sono molto importanti per contrastare la forte acidificazione data dai batteri lattici. Quindi l'assenza di muffe tende a portare un pH più acido, tende, diciamo, a portare il prodotto ad avere una concentrazione più bassa. Un pH più basso, scusate. Mentre ugualmente l'attività proteolitica svolta dai lieviti e dalle muffe viene poi a mancare nel prodotto trattato con alte pressioni. Concludendo, possiamo dire che l'aggiunta della coltura protettiva nel work package numero 2 non ha modificato in generale gli equilibri del microbiota della salsiccia sarda. Inoltre la salsiccia sarda, diciamo che trattare l'aggiunta della coltura protettiva in forma liofilizzata per la produzione della salsiccia sarda può essere vantaggiosa per questioni di impiego, perché è una coltura liofilizzata che può essere aggiunta mescolandola in maniera omogenea nel trito di carne, quindi non necessita di variazioni del processo produttivo. Per quanto riguarda il VP3, invece, ci sono stati degli effetti sulla concentrazione di lieviti e muffe, in alcuni casi solo per gli stafilococchi e solamente in un caseificio per quanto riguarda la concentrazione di batteri lattici. Tuttavia, però, l'applicazione della tecnologia ad alte pressioni, benché appunto sia efficace
per controllo dei microrganismi patogeni richiede comunque l'utilizzo di macchinari sofisticati che non tutte le aziende possono permettersi. Ringrazio per tutti quanti, ringrazio i colleghi, il mio gruppo di lavoro e voi per l'invito. Buonasera a tutti. Innanzitutto, qua in questa fase del progetto, io e il dottor Antonio Rucci siamo occupati proprio della valutazione del contenuto di ammine biogene nella salsiccia sarda. Le ammine biogene che noi abbiamo considerato sono la tiramina, istamina, feniletilamina, triptamina, cadaverina e putrescina, oltre che spermidina e spermina, che sono dei composti azotati che stanno assumendo un certo significato, soprattutto perché sono un indice importante per la sicurezza alimentare, ma anche per la qualità dell'alimento. Quindi approfitto un attimino, visto che è la prima volta che si parla di ammine biogeni in questo contesto, per parlare dell'importanza che hanno sotto questo aspetto, sicurezza alimentare, sicurezza degli alimenti e qualità degli alimenti. Ecco, come potete vedere, uno dei grossi problemi legati a queste sostanze è che quando sono presenti negli alimenti in quantità elevate, possono dare delle intossicazioni alimentari, con degli effetti che possono essere a carico di diversi apparati e possono dare anche reazioni cutanee come allergiche, come nel caso dell'istamina. Queste sostanze vengono tenute sotto controllo dalle agenzie internazionali per la sicurezza alimentare, anche perché non alterano l'alimento che le contiene in alte quantità, ma che risultano essere organoliticamente normali, quindi è difficile rilevarli prima del consumo. Allora, questi sintomi possono essere appunto dovuti quando si ha un'ingestione di alimenti che ne contengono in quantità eccessive e possono dare queste reazioni in alcuni soggetti, sia in soggetti sani che possono avere in determinate occasioni un'attività di detossificazione naturale delle ammine biogene. Le ammine biogene vengono detossificate naturalmente negli organismi, ma in alcune occasioni questo processo di detossificazione può essere meno efficace e quindi insorgono queste reazioni, questi effetti zootossici. Ci sono quindi individui che o per problemi, quando hanno problemi gastrointestinali o anche il consumo di alcol, limita la capacità detossificante delle ammine biogene dell'organismo umano. Non solo, ci sono dei farmaci che limitano questa capacità e sono i farmaci anti-MAO. La popolazione, si sa appunto che la popolazione mondiale che fa uso di queste sostanze, di questi farmaci, sono il 20% del totale. Quindi abbiamo dei soggetti, una buona fascia di soggetti che possono essere sensibili all'azione delle ammine biogene. Ecco perché siamo andati, abbiamo ritenuto opportuno valutare il quantificato e quantificarle nelle salsicce sarde. Questi sono appunto alcuni dei sintomi di avvelenamento. La tiramina è un'ammina pressoria, l'istamina provoca reazioni allergiche e poi abbiamo le altre ammine meno importanti da un punto di vista dell'attività tossica, ma che sono comunque tenute sotto controllo perché potenziano l'attività di istamina e tiramina. Le putrescine e cadaverina, tra l'altro, possono reagire con i nitrati che possono essere presenti, ad esempio, nelle salsicce per formare le nitrosamine che sono cancerogene. Per quanto riguarda la qualità, le ammine biogene possono, spesso in combinazione tra loro, essere considerate indici di qualità di diversi alimenti. E quindi proprio in letteratura esistono dei lavori dove sono stati individuati questi indici di qualità rappresentati dalla sommatoria delle ammine più rappresentate negli alimenti, putrescina, cadaverina, istamina e tiramina. Ecco che grazie a questo indice si può identificare la carne fresca da quella invece che sta già subendo processi di deterioramento. Quindi, se ad esempio per la carne fresca,
questi indici sono abbastanza presi in considerazione. Infatti, diciamo che le amine biogene sono già presenti, possono essere già presenti anche nella carne. Questo, ad esempio, è il risultato dell'analisi delle amine biogene nell'impasto delle salsicce. Non sono esattamente le materie prime che abbiamo poi che sono state poi utilizzate per la produzione delle salsicce trattate con le altre pressioni. Però questo appunto ci porta, giusto appunto per far vedere che anche nella carne utilizzata per le salsicce possono esserci le amine biogene in quantità che possono essere vicine a quelle di una carne di bassa qualità o in fase di deterioramento. Allora, due parole per dire come si formano le amine biogene. Le amine biogene si formano per attività decarbossilasica degli aminoacidi liberi da parte di enzimi, che sono le decarbossilasi. Questi enzimi sono rilasciati da dei microrganismi e le famiglie di microrganismi interessate alla produzione di decarbossilasi sono molto numerose. Abbiamo dalle enterobatteriacee, batteri lattici e quant'altro. Quindi questa varietà di famiglie interessate rende molto difficile il controllo della flora microbiologica, almeno per quanto riguarda il controllo delle amine biogene. Ovviamente ci sono degli altri fattori che intervengono e che ovviamente agiscono nella favorire l'attività di microrganismi, che sono innanzitutto la caratteristica della materia prima, quindi contenuto in proteine grassi, il pH, la V, l'umidità, fattori di produzione, molto importante sarebbe controllare e tenere sotto controllo la temperatura di stagionatura, la durata, e nonché appunto possono essere implicati anche gli additivi e gli starter nel influenzare la produzione di amine biogene a partire dagli aminoacidi. Non ultimo, condizioni igieniche sono molto importanti, le condizioni igieniche, perché l'alimento può contaminarsi e quindi può apportare una flora microbica che agisce sugli aminoacidi per formare amine biogene. Quindi sono diversi i fattori che possono essere interessati al controllo di queste della produzione di queste sostanze. Allora, dato appunto l'interesse soprattutto per la sicurezza alimentare legata alla presenza di queste sostanze, l'Agenzia Internazionale per la Sicurezza Alimentare, l'Agenzia Europea, l'IFSA, ha stabilito dei limiti che sono appunto i limiti che possono essere tollerati da una persona per pasto. E sono i 25-50 mg per l'istamina e di 600 mg per la tiramina. Diciamo che un antipasto con formaggio, salsiccia e vino, che sono tutti potenzialmente contenenti amine biogene, possono portare abbastanza facilmente a raggiungere questi limiti e quindi a dare in alcune persone predisposte degli effetti tossicologici. Non esistono per tutti gli alimenti dei limiti, esistono solo dei limiti legali per i pesci e i prodotti derivati, mentre per tutti gli altri alimenti ci sono soltanto dei valori che sono stati suggeriti, che si suggerisce di non superare per considerare l'alimento non a rischio per la salute umana. E sono appunto questi che vediamo in questa tabella, cioè 900 mg per chilo di la sommatoria amine biogene massima che si può tollerare, e poi per le amine biogene più importanti per la salute, cioè l'istamina, sono 50-100 mg per chilo quelle tollerate, 100-800 per la tiramina e 30 mg per la feniletilammina. Questi sono appunto quelli i limiti che la letteratura consiglia di non superare affinché un alimento possa essere considerato non rischioso per la salute. Allora,
vediamo quindi le nostre salsicce, vediamo il contenuto di rime biogene nelle salsicce che noi abbiamo analizzato. Vediamo innanzitutto la cosa importante è che per quanto riguarda la somma delle amine biogene, nessuna o meglio una soltanto, l'1% soltanto le salsicce analizzate supera questo limite, il limite di 900, il limite inferiore per il quale appunto sono sensibili individui che fanno uso di particolari farmaci. Invece diciamo che l'83% delle salsicce analizzate supera il limite di 200 mg per chilo. Per quanto riguarda la tiramina, anche in questo caso l'83% delle salsicce supera il limite di 100 mg per chilo, mentre nessuna delle salsicce supera il limite superiore, il limite di 200 mg per chilo. Per quanto riguarda poi l'altra amina per il quale esistono dei limiti, la feniletilamina, solo il 9% delle salsicce superava questo limite di 30 mg per chilo. Quindi possiamo dire che da questo punto di vista le salsicce analizzate non danno grosse preoccupazioni, anche se dati i contenuti di tiramina non sono suggerite per l'alimentazione di individui che hanno fanno uso di farmaci anti-MAO. La rappresentatività di queste ammine. Vediamo che normalmente le ammine più rappresentate nelle salsicce sono la tiramina, seguita da putrescina e cadaverina, mentre le altre ammine sono presenti in concentrazioni decisamente inferiori, intorno ai 30 o anche inferiori ai 30 mg per chilo. Ecco, questo è invece il risultato del trattamento con le altre pressioni. Quindi qua cosa possiamo vedere? Innanzitutto vediamo che in azzurro vediamo i campioni a 20 al tempo zero, quindi avevano 20 giorni di stagionatura, e vediamo che il trattamento con le altre pressioni determina una leggera diminuzione. Queste altre barre colorate di arancio e giallo invece rappresentano i campioni che sono stagionati a 60 giorni e vediamo che anche in questo caso con le altre pressioni si ha una leggera diminuzione del contenuto di ammine biogene. Possiamo però dire che questa diminuzione non è significativa da un punto di vista statistico. Ovviamente anche per quanto guarda le ammine più rappresentate, tiramina e putrescina, segue lo stesso trend della sommatoria, è un po' diversa la situazione per quanto riguarda la cadaverina. Però ecco, possiamo dire che l'effetto delle altre pressioni non determina dei cambiamenti importanti sul contenuto di ammine biogene. È però da mettere in evidenza che, essendo un prodotto fermentato, le ammine biogene crescono con l'andamento della stagionatura, per cui al tempo zero abbiamo contenuti che sono inferiori rispetto a quelli che troviamo nelle salsicce più stagionate, e le differenze sono significative per tutte le ammine, tiramina, putrescina e cadaverina in particolare, oltre che per la spermina. Ovviamente, come ci aspettavamo e come anche nella relazione che mi ha preceduto di Margherita Addis, vediamo che i fenomeni proteolitici sono intensi e si intensificano con la stagionatura, come d'altronde ci aspettiamo in un prodotto che subisce fenomeni processi di fermentazione. Differenze tra i produttori, anche nel caso delle mine biogene, come abbiamo visto anche nel caso di altri componenti, anche qua esistono. Abbiamo che io ho chiamato ABC, ma sono ovviamente riferiti ai DGF, che hanno, così come li hanno denominati i colleghi che mi hanno preceduto, ma vediamo anche qua, nel caso delle mine biogene, delle differenze di composizione in relazione allo salumificio di provenienza. Soprattutto uno dei salumifici presenta campioni che hanno contenuti elevati, più elevati rispetto agli altri due.
Uno in particolare ha dei contenuti che sono quasi la metà, se non anche oltre, di quelle presenti negli altri due salumifici. Questo sia al tempo zero che dopo la stagionatura. Sempre per rimarcare la differenza tra i produttori, tra le salsicce provenienti dai diversi salumifici, vediamo il profilo, in questo caso rappresentiamo la percentuale sul totale delle amine biogene. Ecco, vediamo che nel caso del produttore A, le amine biogene molto rappresentate sono la tiramina, la cutrescina e successivamente la cadaverina. Il produttore B invece ha pochissima cutrescina e cadaverina, ma più rappresentate la tiramina. Ecco, il profilo delle salsicce provenienti dal produttore C sono ancora diverse. In questo caso è la cadaverina che è prevalente rispetto alla tiramina e alla cutrescina. Quindi anche in questo caso, come precedentemente messo in evidenza, la composizione in amine biogene è differente, esattamente come è differente la composizione in chimico-fisica precedentemente illustrata dai colleghi. Infatti, qua con l'analisi delle componenti principali, in collaborazione, appunto, ho considerato anche i dati di composizione che mi hanno fornito i colleghi di ispezione, vediamo appunto che la combinazione di più variabili di composizione e di cutrescina, tiramina e cadaverina ci danno questi risultati. Con questa analisi quindi mettiamo in evidenza che il produttore A, B e C hanno composizione differente e che i campioni del produttore A sono molto dispersi nello spazio. Quindi questo sta a significare che molto probabilmente, questo appunto andremo ad indagare, le tecnologie di produzione utilizzate da questo produttore sono piuttosto ancora poco standardizzate, ancora un po' più standardizzate quelle del produttore B, quelle del produttore C sembrano essere invece più standardizzate, per cui i lotti hanno caratteristiche che sono più simili tra di loro. Questa è appunto la situazione per quanto riguarda il produttore A, che presenta una composizione molto, molto variabile tra i lotti, ed è soprattutto il lotto 1 che presenta le più alte concentrazioni di ammine, ma non solo di ammine, presenta anche diverse caratteristiche di composizione. Quindi sarà importante andare a vedere quali caratteristiche di composizione e microbiologiche hanno questo effetto anche sulle ammine biogene. Concludendo, possiamo dire che la situazione da un punto di vista della sicurezza non è drammatica, solo l'1% dei campioni analizzati presentano valori di ammine biogene superiori a quelli considerati pericolosi, che comunque insomma, hanno un contenuto di tiramina che fa sì che queste salsicce non siano consigliabili a individui che sono sensibili. Il trattamento con le altre pressioni determina una leggera diminuzione, ma differenze non sono statisticamente significative, mentre con le differenze la durata della stagionatura invece determina un aumento delle ammine biogene sia nei campioni di controllo che quelli trattati con le altre pressioni. Inoltre confermo anche che esistono anche per quanto riguarda il contenuto di ammine biogene delle differenze tra i salumifici e anche all'interno dello stesso salumificio differenze tra i lotti di produzione. Ringrazio tutti per l'attenzione, i colleghi di ispezione per la collaborazione che mi hanno offerto e ringrazio anche il dottor Orru che ha seguito il lavoro soprattutto in laboratorio. Grazie a tutti. L'obiettivo del nostro lavoro, come ha anticipato il professore, era quello di determinare l'impatto che il trattamento delle alte pressioni produce sul profilo sensoriale della salsiccia sarda.
Per fare questo abbiamo ereditato lo stesso disegno sperimentale che è stato ampiamente e esaustivamente illustrato dai relatori che ci hanno preceduti. Questi campioni, quindi dei tre salumifici, per i tre lotti, il campione trattato e quello sottoposto, utilizzato come controllo nei tempi 0 e T1, sono stati sottoposti ai test sensoriali. Nello specifico abbiamo adottato un approccio parallelo e complementare, sottoponendo questi prodotti ad un panel di giudici addestrati al fine di ottenere un responso analitico che ci permettesse di determinare piccolissime differenze tra i prodotti e parallelamente ad un panel di consumatori che invece ci permettesse di ottenere un responso edonico in merito al gradimento rispetto a questi prodotti. Per fare questo quindi abbiamo adottato un test descrittivo quantitativo, un test di accettabilità e quello che viene definito un test CATA. Brevemente vi introduco il test descrittivo quantitativo, viene impiegato appunto per misurare l'intensità associata a specifiche caratteristiche sensoriali. A questo proposito abbiamo impiegato un panel di 10 giudici addestrati opportunamente a questa tipologia alimentare, i quali valutavano una serie di caratteristiche che in termine tecnico definiamo attributi sensoriali, per i quali è stata definita in accordo col panel una specifica descrizione sensoriale. Ognuno di questi attributi è stato quindi valutato in una scala a 9 punti, nella quale veniva riportato lo standard che è stato impiegato per addestrare qualitativamente e quantitativamente i giudici in merito a quello specifico attributo. Questo è l'elenco degli attributi che sono stati sottoposti a valutazione, quindi 5 attributi caratteristiche visive, 9 caratteristiche olfattive, 4 gustative e 5 di consistenza. A questi poi abbiamo aggiunto un giudizio di qualità generale, un giudizio di tipicità e la nota off-flavor per determinare eventuali caratteristiche anomale dal punto di vista sensoriale. Riporto qui in questo grafico quello che è il profilo descrittivo dell'azienda A in merito al campione utilizzato come controllo sia al tempo 0 che al tempo 1, a quello trattato sia anche in questo caso al tempo 0 e al tempo 1. Nel grafico sono riportati i valori medi calcolati sui risultati dei 10 giudici per i tre lotti che non sono risultati significativamente, quindi preventivamente prima di questa analisi abbiamo eseguito una elaborazione statistica sui lotti e questi non sono risultati statisticamente differenti, per questo li abbiamo mediati in un unico valore per rendere più visibile il grafico. Come potete osservare, i quattro campioni, il profilo dei quattro campioni si sovrappone quasi perfettamente. Quindi possiamo affermare, e già osservare un primo risultato, affermare che non emergono differenze significative in merito al trattamento di alta pressione, che era lo scopo del nostro lavoro. Ma possiamo anche affermare che non esiste una differenza in merito alla stagionatura, quindi ai due tempi di shelf life, tempo 0 e tempo 1, che erano oggetto di studio di questo progetto. Lo stesso risultato, lo potete vedere, è stato confermato per l'azienda B e l'azienda C, quindi il trattamento di alta pressione e la stagionatura non producono un effetto significativamente differente nel profilo sensoriale in nessuna delle tre aziende. Possiamo per contro invece osservare, così come è emerso nelle presentazioni che mi hanno preceduto, quindi nelle osservazioni chimiche e quelle microbiologiche,
che c'è un effetto in merito invece alla differenza tra le varie aziende produttrici, quindi un effetto prodotto. Possiamo osservare meglio questi dati in questo grafico, che è un'analisi delle componenti principali, è molto semplice da leggere. Oggetti, quindi campioni e caratteristiche che stanno vicine tra loro, si comportano in maniera simile, prodotti e caratteristiche che invece sono distanti si comportano in maniera differente. Cosa possiamo osservare da questo grafico? Innanzitutto che si creano tre grandi gruppi di prodotti che sono relativi alle aziende, quindi c'è una grande differenza, come è emerso fino adesso, e questo è confermato anche dal punto di vista sensoriale, rispetto ai prodotti, mentre se per ogni campione e per ogni azienda andiamo a vedere ad ogni tempo di shelf life il rispettivo campione trattato e controllo, indicati con la lettera centrale rispettivamente da C e T, vediamo che questi per una stessa azienda sono molto vicini tra loro. Quindi possiamo affermare e confermare che non c'è stato un effetto del trattamento sulle caratteristiche sensoriali della salsiccia. Lo stesso avviene se andiamo a vedere per ogni campione il suo omologo al tempo tra il tempo T0 e il tempo T1. Quindi anche l'effetto shelf life, diciamo, è mascherato dalle grandi differenze che invece ci sono tra le aziende. Non scendiamo adesso nel dettaglio a descrivere le caratteristiche, che gli attributi che hanno caratterizzato ogni azienda, perché lo vedremo poi in un grafico riassuntivo finale. Abbiamo quindi sottoposto gli stessi prodotti a quello che viene chiamato un test di accettabilità. Questo test viene impiegato per misurare l'indice di gradimento, in questo caso chiedevamo un gradimento complessivo, dei prodotti che sono stati sottoposti al giudizio di 90 consumatori, i quali dovevano riportare in una scala, anche in questo caso a 9 punti, ancorata con gli estremi cattivissimo e buonissimo, il loro indice di gradimento. Potete immaginare che con una pandemia in corso non è facile coinvolgere 90 persone che in tempi prepandemici si recavano tutti quanti nel nostro laboratorio. Quindi per far fronte a questo problema abbiamo adottato la filosofia secondo la quale se la montagna non va da Maometto, Maometto va dalla montagna, e quindi abbiamo confezionato i prodotti e li abbiamo consegnati, codificati, ognuno con un codice a 3 cifre e corredati di istruzioni, consegnati a casa di ogni consumatore, così che potesse fare quello che in termine tecnico viene definito un home test. E abbiamo acquisito quindi i risultati da remoto attraverso un sistema informatizzato. Riporto in questo grafico quello che è il valore del gradimento rispetto a ogni prodotto, quindi il controllo e il trattato, relativamente ad ognuna delle tre aziende nei due periodi di shelf life osservati. Possiamo osservare innanzitutto che tutti i campioni presentano un valore medio di gradimento compreso tra 5, 6 e 6 e 3. Ma soprattutto un'altra, quindi sono stati mediamente accettati dai consumatori. Un altro dato importante da osservare è che il 50% dei consumatori ha espresso un giudizio di gradimento compreso tra valori 5 e 7, quindi il nostro target era abbastanza ben focalizzato. Non abbiamo avuto il fatto di osservare semplicemente un valore medio può a volte indurre in errore, perché è possibile che magari ci sia i prodotti siano stati presentati a due target molto differenti di giudici per i quali hanno rispettivamente valutato il prodotto. Immaginate, uno ha dato un gruppo di assaggiatori ha dato un valore elevato come 9, e invece un altro gruppo non lo gradiva affatto,
e questo porta ad avere un valore medio, però che può essere magari anche accettabile, però si rischia poi di, se si distribuisce il prodotto a questi due target così diversi, di ottenere una disaffezione da parte del consumatore. Invece in questo caso tutti i prodotti erano, tutti il 50% delle valutazioni ricadono tra i valori 5 e 7, quindi sono stati accettati, ben accettati dai consumatori. Effettuando un'analisi della varianza sia eseguita su tutti i campioni che è eseguita nel confronto a coppie, quindi a parità di azienda, andando a vedere il responso che abbiamo ottenuto fra il campione trattato e il controllo, è emerso che non sono risultate differenze significative in merito al trattamento di alta pressione relativamente al giudizio di gradimento, e possiamo affermare neanche in merito alla stagionatura o alla differenza tra aziende. Gli stessi prodotti sono stati poi sottoposti a quello che viene definito il test, cioè Cold Apply, riassunto nell'acronimo CATA. Questo test è impiegato invece per ottenere un profilo descrittivo del prodotto così come viene percepito dal consumatore. È un test molto semplice da eseguire perché al consumatore viene presentata una lista di termini e lui deve semplicemente indicare quelli che gli sembrano adatti a descrivere il prodotto che sta valutando in quel momento. La lista di questi termini viene randomizzata, quindi l'ordine di presentazione di questi termini cambia da giudice a giudice in modo che non ci sia un effetto concentrazione sui primi termini, che sarebbe ovvio. Un altro vantaggio di questo test è che alla fine della valutazione può essere presentata la stessa lista di termini e chiesto ai giudici di indicare quelli che loro invece vorrebbero ritrovare nella loro salsiccia ideale, così da costruire il prodotto, il profilo del prodotto ideale ed eventualmente andare a vedere quali campioni si avvicinino e quali invece si discostino dal prodotto ideale. E soprattutto eventualmente per quale motivo. Questo è il risultato di un'analisi multivariata condotta sui risultati del test CATA, anche questo grafico si legge come quello precedente, cioè campioni vicini si sono comportati in maniera simile, quindi possiamo dire che sono in qualche modo correlati, campioni distanti si sono comportati in maniera differente. Anche in questo caso otteniamo dalla percezione del consumatore lo stesso, un risultato molto simile a quello che è emerso dal panel di giudici addestrati, ovvero osserviamo in questo caso tre gruppi, ma soprattutto due separazioni tra il prodotto dell'azienda A e i prodotti dell'azienda C e dell'azienda B, mentre possiamo notare che a parità di azienda il prodotto trattato e il controllo, o il T0 e il T1, sono posizionati molto vicini tra loro, quindi possiamo dire che non c'è una grande differenza tra questi prodotti. Quindi le differenze sono ascrivibili alle aziende produttrici piuttosto che al trattamento o alla stagionatura. In questo caso vediamo che tutti i campioni però si discostano abbastanza da quello dal prodotto ideale. Questo a causa di un'eccessiva presenza di grasso da parte di alcuni campioni, una sensazione di untuosità e il fatto che alcuni di questi prodotti, alcune di queste salsicce, si incastrassero tra i denti, così come è stato definito dai consumatori. Sono elementi che rendono questi prodotti lontani, un po' lontani, diciamo, dal prodotto ideale. Per contro, invece, il prodotto ideale, il consumatore vorrebbe riscontrare nel suo prodotto ideale una sensazione di artigianalità, di prodotto tradizionale e prodotto tipico.
Riassumendo quindi in un'unica slide i risultati dei tre test, quindi quello descrittivo quantitativo, ovvero il test analitico che abbiamo condotto con il panel di giudici addestrati e il CATA, il test di accettabilità, che invece sono stati condotti con il panel di consumatori, possiamo osservare che c'è innanzitutto un discreto accordo tra la descrizione dei prodotti dei due panel. Come potete vedere, i termini le salsicce acide, le salsicce che sono state definite più acide, dal panel addestrato, sono state definite come più acide anche dal giudici, dai nostri consumatori. Quindi un discreto accordo per molti attributi che erano stati presentati in comune. Osserviamo anche in questo caso due grandi separazioni: a destra i prodotti dell'azienda A, che si sono caratterizzati per essere più duri, più caratterizzati da un aroma di stagionato, più piccanti, e questi prodotti sono stati anche giudicati come essere più tipici dal panel addestrato, ma anche tradizionali e tipici dai nostri consumatori. Per contro, dall'altro lato, abbiamo delle salsicce che sono state definite più industriali a causa del fatto che venivano percepite come più tenere e quindi anche poco stagionate. A questi stessi prodotti era attribuita anche una sensazione di carne cruda e quindi anche di acidità. Come possiamo vedere, per concludere, l'accettabilità, quindi il giudizio di gradimento, che, attenzione, abbiamo detto non essere significativamente differente tra i prodotti, però vediamo che si posiziona nella zona dei prodotti B rispetto al e si allontana invece da quella dei prodotti A, ad indicare che se eventualmente il consumatore dovesse preferire tra due che possono essere considerati difetti, quindi la sensazione di carne cruda e il fatto che si incastri tra i denti, il consumatore, diciamo, sgradisce il fatto che il prodotto, i prodotti che si incastrano tra i denti. Quindi, in conclusione, possiamo affermare che il trattamento delle alte pressioni oggetto di questo studio non produce alcun impatto significativo sul profilo sensoriale della salsiccia sarda. Questo risultato è confermato in entrambi i tempi di stagionatura che sono stati osservati e indicati con T0 e T1. Ringrazio a voi per aver seguito questo seminario, il professore per l'opportunità che ci ha dato, e soprattutto il nostro panel di giudici addestrati che ciclicamente nei vari progetti fornisce la loro collaborazione al nostro gruppo per questi test. Ok, allora intanto sì, chiedo a Elena Lai se vuole, come dire. Posso rompere il ghiaccio, insomma? Rompere il ghiaccio, sì, grazie. Sì, allora io volevo innanzitutto ringraziare le aziende. Prima non le ho citate, ma è stato fondamentale non solo la loro partecipazione, ma la grande disponibilità, la disponibilità anche a fornire i prodotti, quindi un ringraziamento particolare. Inoltre mi ha fatto molto piacere vedere proprio anche concretamente quello che ho detto, cioè la capacità di adattamento rispetto ad un evento non programmato e al riadattamento delle attività in maniera tale da poter portare tutto a termine e arrivare ai risultati che ci si è prefissi. Io penso che prima sono andata molto velocemente anche per dare spazio alla presentazione dei risultati. Sono molto soddisfatta perché il progetto cluster è la modalità, diciamo, del progetto cluster è una modalità unica
che noi stiamo sperimentando ormai da diversi anni. Questo è il secondo ciclo di progetti cluster, è una modalità assolutamente migliorabile. Diciamo che ogni ciclo, ogni programma cerchiamo di apportare delle modifiche sulla base dell'esperienza avuta. E colgo proprio l'occasione quindi di questo incontro online per chiedere ai ricercatori, ma soprattutto alle imprese, di farci avere oggi online, ma eventualmente anche attraverso i canali quali le telefonate, la mail, sulla pagina web del progetto Intesa trovate i riferimenti sia dell'Università di Sassari ovviamente, ma trovate anche i miei riferimenti, perché noi siamo molto interessati a conoscere sia le vostre impressioni ma anche le vostre necessità. Siamo un po' a conclusione della programmazione e gli strumenti che normalmente offre Sardegna Ricerca alle imprese sono in fase di ridefinizione. Alcuni sono ancora aperti, come tutti quelli che supportano le start-up. I nostri strumenti classici che riguardano i servizi per l'innovazione e anche i progetti di ricerca e sviluppo sono in fase anche di riprogettazione, quindi per noi è molto importante avere un po' la percezione di quello di cui le imprese hanno bisogno e anche la percezione di come hanno vissuto. È per questo che vi chiedo di intervenire, perché è molto interessante per noi sapere come avete vissuto dalla vostra parte la partecipazione al progetto, perché questi progetti cluster sono progetti proprio in gergo, diciamo, da programmazione, in gergo amministrativo, però secondo me ha senso ricordarlo e capirete perché. Sono progetti di animazione economica, cioè la parte fondamentale è veramente il collegamento tra l'impresa e l'ente di ricerca, quindi sì, il trasferimento tecnologico che c'è stato, ma anche tutto quello che ruota intorno al trasferimento tecnologico. Quindi io vi invito sia a partecipare adesso alla discussione che a scriverci, eventualmente anche se per esempio la partecipazione a questo progetto e i risultati presentati hanno fatto nascere in voi delle idee per portare avanti delle innovazioni all'interno di ciascuna impresa, perché il progetto cluster ovviamente è un progetto dove l'ente di ricerca si rivolge ad un gruppo di imprese, ma poi ogni impresa ovviamente fa le proprie considerazioni, fa tesoro dell'esperienza vissuta, acquisisce i risultati che sono stati ottenuti e decide di conseguenza poi come utilizzare tutte queste informazioni e queste sollecitazioni nella propria azienda. Vediamo se siamo riusciti un po' a sbloccare. C'è qualcuno che vuole intervenire? No, qualche azienda c'è, però mi sembra che l'abitudine si tratta solo di premere l'icona del microfono, andare sull'icona del microfono e attivarlo. No, e questo negli eventi a distanza è abbastanza frequente come difficoltà. E io direi che comunque lasciando sempre aperta la possibilità di intervenire, vorrei semplicemente passare a delle brevi conclusioni di questa esperienza. È stata un'esperienza interessante, è stata un'esperienza impegnativa e credo che la partecipazione delle aziende sia chiaramente la prima cosa che mi preme evidenziare, perché non è semplice, e non è semplice in questi tempi, è difficile per loro poi entrare dentro i meccanismi di un'attiva presenza all'interno del progetto, vanno stimolati e devo dire che molto spesso i migliori risultati li abbiamo ottenuti andando da loro e questo è un primo elemento che dovrebbe aiutarci anche per il futuro. L'altro aspetto che mi preme sottolineare è la capacità di mettere insieme diverse competenze ed effettivamente
La mole dei risultati fa capire che c'è stato lavoro con competenze diverse e importanti, e quindi anche un ringraziamento a chi ha lavorato in questo progetto, ad Agris che ha partecipato con noi allo svolgimento e a Gavina Manca. Vi direi che l'esperienza ha avuto molte gradazioni rispetto ai temi che sono stati affrontati, gradazioni nel raccogliere le esperienze, perché chiaramente i tre contenitori avevano finalità molto differenti. Si andava dall'un'ottimizzazione del processo all'innovazione con le colture protettive, che non sono poi così impegnative, poi un passo un po' più avanti, perché le alte pressioni certamente non è pensato come tecnologia può essere utilizzata dalle singole aziende. In altre realtà, per esempio, sono solo consorzi o dei service che svolgono questa attività, ed è probabilmente, rispetto alle dimensioni del nostro comparto, un qualcosa che è un po' futuristico. Io vorrei soltanto richiamare alcuni elementi di questa esperienza che credo siano utili anche per il dialogo anche con l'ente finanziatore, tra l'altro. Alcuni elementi appartengono proprio all'esperienza enti di ricerca e aziende, tra i quali l'elemento positivo è stato il confronto con le aziende, che ha evidenziato una grande artigianalità, una tendenza cioè a avere cura del prodotto e processi di produzione all'interno delle aziende, quindi esiste una competenza effettivamente piuttosto importante in questo comparto, con una buona preparazione sui fondamentali. Non mancano gli spazi per interventi ancora di miglioramento sull'ottimizzazione dei processi. Questi riguardano i vari ambiti, ma data la disomogeneità delle aziende, intervenire sulla gestione igienica, sulle tecnologie oppure sul controllo di processo deve essere ritagliato proprio come assistenza tecnica per ciascuna delle aziende, per dimensioni e caratteristiche molto diverse tra loro. Un elemento invece che penso rimanga e rimane anche come stimolo proprio a Sardegna Ricerche anche, è quello di cercare di stabilizzare queste reti che si sono create, e occorrono ancora interventi importanti di animazione del confronto fra le realtà aziendali, veramente diverse fra loro e che hanno una difficoltà di dialogo, perché molto spesso le risorse disponibili non sono magari tali da favorire questo dialogo. Occorre una certa disponibilità, un certo impegno, e probabilmente supportandole si possono avere scambi di esperienze importanti. Una cosa che almeno mi è sembrato di percepire in maniera chiara è la buona attitudine all'interazione fra delle aziende, per la capacità di interagire con gli enti di ricerca. Chiaramente è graduata, le aziende piccolissime hanno dimensioni tali da avere difficoltà a essere impegnati nella partecipazione con le attività più impegnative. Poi ancora, anche le aziende un pochino più importanti potrebbero beneficiare di azioni di sostegno, almeno a mio avviso, atte a favorire, incrementare, facilitare la presenza di figure qualificate di elevata specializzazione in alcuni ambiti, penso agli aspetti di gestione igienica piuttosto che alle tecnologie. Una cosa importantissima: sono interattive le aziende, soprattutto quando vai a casa loro, e in questo caso abbiamo avuto le maggiori soddisfazioni nell'interazione diretta, e questo aiuta moltissimo anche il trasferimento delle informazioni e il coinvolgimento delle aziende. Poi nelle azioni di innovazione, qualcosa ho già detto sull'ottimizzazione del processo, ci sono alcune possibilità di intervento. Le colture protettive sono di facile utilizzazione, per cui per ridurre la presenza di listeria monocitogene, se effettivamente sono introducibili, sono introdotte nei processi con facilità. È interessante le analisi sensoriali per gli stimoli che può dare i produttori, l'utilizzazione anche di diversi approcci e del cata test ha aiutato ad avere spaccati diversi di questa applicazione. E poi ci sono alcune aree da esplorare ancora. Non abbiamo visto un po' tutti i patogeni, salmonella è senz'altro più problematico, ma anche altri patogeni
dovrebbero essere un pochino valutati quando si determina la conservabilità di questi prodotti, e per le altre persone poi non abbiamo effettuato dei test diretti di efficacia sui patogeni proprio per alcune difficoltà obiettive sia nell'effettuare il trattamento sia nel poter movimentare i prodotti. Queste sono le considerazioni nell'immediato, prima di un'analisi ancora più approfondita dei tanti dati raccolti, che mi sembra di poter fare. Se ci sono degli interventi è l'ultima occasione, altrimenti se non interviene nessuno è arrivato il momento di salutarvi, di ringraziare tutti per la partecipazione e per i gruppi di ricerca che sono intervenuti per il grande impegno e le aziende per la capacità di interagire con noi. Grazie ancora e buona serata.